tutti ragazzi, bentornati nel Dark Channel, io sono Trap12 e bentornati in questo terzo episodio di Metro 2033. Allora, andiamo avanti, dovevamo raggiungere... Lui no. Questa parte della stazione è temporaneamente isolata. Ah sì, allora dobbiamo andare di qua noi. Sono stufa marcia di queste stronzate. Perché devo continuare a sopportarti? Aveva detto che lasciarti perdere. Che ne dici? Così quel tizio alto c'è una birretta? No. Se mia moglie cucinasse come schifo. Te, sarei l'uomo più felice del mondo. Non mi interessa. Allora gli chiedo, tua moglie non sa cucinare? E lui, a dire il vero, non sono sposato. Che tesoro. Che aspetti a buttarti, ragazzi? Ok, andiamo avanti. Non mi passare. Allora, qua che ci sta? Avevo detto di non. In base a questo accordo, le nostre rispettive stazioni collaboreranno per tutto ciò che non durante il discorso, le comunicazioni e le risorse. Sì, ok, ma io vorrei andare via. Allora, nel mondo di Metro troverai dei punti di scambio dove che vendono armi e altri oggetti. Le cartucce di calibro 5.45 di grado militare prodotte prima dell'esplosione sono utilizzate come moneta di scambio. Più pulite e lucide le cartucce sporche prodotte dagli abitanti della Metro. Sono facili da riconoscere ma più efficaci. Negli appositi chioschi potrai inoltre scambiare munizioni di grado militare e grandi... Ok. Allora... Vediamo un po' che ci sta qua. Allora, revolver a canna lunga 33, vabbè, comunque noi non ce l'abbiamo. Quindi annulliamo tutto e andiamo via. Allora, vediamo un po'. Dov'è il tuo equipaggiamento, Artyom? Vai all'armeria e prendi ciò che ti serve. Oddio, con 33 soldini non te ne prendere molto. Un nemico visto è un nemico ucciso. Quello che succederà se non riporti subito le chiappe. Allora, vediamo un po' che c'ha. Revolver a canna lunga, revolver con silenziatore. Potremmo mettere il silenziatore al nostro. La bastarda non ce l'abbiamo. Abbiamo solo 10 cosetti. Non possiamo prenderci nulla. Con lo scambio il costo di 28. Ottima tariffa. Ok, basta. Come vuoi. Cucinati a dovere. Ok, non mi serve nient'altro. Andiamo via. Ciao Artyom. Che ne pensi del tizio? Salve Artyom. Hai bisogno di armi? Ok, diamo un'occhiata. Come se tu fossi mitragliatrice calibro 5.45, prodotta nell'armeria. È poco precisa e quando si surriscalda brucia come l'inferno. Per questo la chiamano bastarda. Ah, grazie. Però prendiamola lo stesso. Adesso posso scaricare munizioni di grado militare. Premo R per passare da una dimensione all'altra. Sono più potenti come proiettili, ok. Quindi premuto R, ok. Ecco un caricatore universale per la batteria. E infine una maschera antigas. Indossala se attraversi delle zone kit di pronto soccorso dell'esercito, se serve. Ok, hai tutto quello che ti serve, amico mio. Prova l'arma nel mio poligono di tiro, se ti va. Ehi, cerca di non esporti troppo, ok? No, vabbè, non la proviamo perché sennò sprechiamo solo dei colpi. Quindi, ora che siamo pronti, possiamo andare di qua. Non riusciremo a tornare in superficie. Vedi, questi qua se la suonano, se la cantano, anche perché giustamente in situazioni del genere cosa si potrebbe fare? Ciao Artyom, come stai? Ma c'erano altri metropoli. Vieni figliolo, sei pronto a partire? Certo che sì. Come probabilmente saprai, la nostra stazione sta stringendo un'alleanza con Riga. Mandiamo un paio di carrelli con aiuti umanitari, armi e altro equipaggiamento. Questo è ma dammi il tuo AK, no? Sbagliare. Non è un viaggio lungo e non dovrebbe essere troppo difficoltoso. Che splendida città è San Pietroburgo. La cattedrale e l'ammiragliato. Artyom, un'ultima cosa prima che tu vada. Ho notato quanta stima nutri per Hunter, ma la vita di un ranger è diversa. Com'è la situazione, ragazzi? I ranger sono imprudenti per natura, persino violenti. Fare gli errori non si guadagna nulla. Questo è anche vero, però starsene qui dentro non so quanto è aspettare la propria fine, non so quanto convenga. E poi torna a casa il prima possibile. A presto, ragazzo. Ciao. Tutto tranquillo, signore. Ciao Artyom, come te la passi? Okay, diciamo tutto bene. Maiali. Ciao Artyom. La schiena. Maiali, maiali. Ancora una. Fammi tirare il fiato. Maiali. Ehi.
Qui, Artyom, fa presto. Sta arrivando. Salve. Allora sei pronto a partire? Se sto qui, direi di sì. Sei pronto? Andiamo allora. Let's go. Sarei impazzito. Direi di aver creato il più diffuso strumento di morte di tutto il mondo. Tu mettiti lì, Artyom. E tu siediti qui, Eugene. Dimenticato nulla? Hai preso l'equipaggiamento? Allora andiamo. Ehi ragazzi, siete diretti a riga? Sì. Sì. Me lo date un passaggio? No. Certo. Ma in cambio dovrei aiutarci a tirare la leva. Non c'è problema. Andiamo allora. Dai, su. Siediti pure tu e si parte. D'accordo allora. Buona fortuna a quelli che restano a casa e anche a noi. Che Dio andiamo. Se la mandi buona. Allora, sei pronto a cambiare aria finalmente? Oddio, non so quanto possa cambiare aria. Finalmente libero! Beh, almeno finché dura il viaggio. Sarà divertente e sarà pure pericoloso. Meglio ancora, giusto? Non vedete che si è addormentato, perché in un viaggio del genere uno non si può addormentare. Inseguimento. Per la prima volta lasciavo la mia stazione e la sicurezza che offriva. Mi preoccupava aver nascosto la verità al mio patrigno. Non gli avevo detto che non sarei tornato dritto a casa da riga. Ma Hunter contava su di me. Allora, da dove vieni? Da riga. Sto facendo il giro dei miei fornitori. Devi aver visto un sacco di posti, allora. Sì, via, via, via. Il mercato è proprio accanto a riga ed è una stazione grande. Andavo regolarmente a Polis, ma ultimamente per arrivarci devi avere una gran fortuna. O essere membro dell'Ansa. Mi piacerebbe fare un giro sul carrello. L'Ansa ha agganci nell'intera rete della metropolitana e controlla parecchie stazioni. Ma no, non vede di buon occhio i forestieri. In effetti in queste situazioni bisogna essere abbastanza diffidenti, credo. Non gli viene il caricatore di una F per il più potente raggio della torcia. Ultimamente questi tizi ci stanno proprio dando dentro. Quando non combattono contro gli estranei, si scannano tra di loro. Ah, vedete, così si carica, come se spari. Carichi. Ok. Allentate, ragazzi. Che succede, Peter? Una carovana militare è rimasta bloccata nei pressi della Alexeyevskaya. È crollato un tunnel o qualche stronzata del genere. Dovremmo usare la galleria di servizio per aggirare la Alexeyevskaya. Cazzo, io la odio questa galleria. D'accordo, Peter, apri la porta. Non ha senso restare bloccati qui per sempre. Ah, giustamente. Perché? Cos'ha di strano? Beh, è una galleria normale. Bene illuminata, magari. Delle altre. Ci sono passato l'altro mese. Beh, non mi piace, questo è tutto. Se non ti piace, voglio dire, chissà cosa sarà. Anche perché l'unica che è chiusa e sembra sigillata, sembra una cassaforte. Non è manco una galleria. Wow. Ciao ragazzi, non si sa neanche se sopravviverò. Quindi, aiuto. Ecco, equipaggiamoci un attimo questa, per favore. Dannazione, ho un mal di testa da impazzire. Se mi aiutate a spingere la leva, arriveremo prima. Ok, Eugene, va a dargli una mano. Dovremmo muoverci più in fretta qui. Tu guardaci le spalle, Artyom. Certo! Arriveremo a riga in men che non si dica. Mamma mia, è brutta sta galleria. Quando ci sono loro, questo posto fa paura. E poi mi fanno tanta pena. Loro? Loro chi? Non li senti piangere? Come sarebbe loro? Di cosa stai parlando? Oh, Gesù. Di cosa diavolo va blaterando, Boris? Boris! Ehi... Cosa mi sta succedendo? Secondo me è questo gas qui che li fa... La mia testa! Artyom... Oddio, no, fe! Oh Gesù, che sta succedendo? Oh cacchio! Perché sono tutti dormendo e solo io no? Ma what? Che è successo? Di fatto lo schermo è bianco. Basta che non compare la bambina dell'esorcista qua che fa... Artyom! Qui! Se vogliamo sopravvivere, dobbiamo eliminare questa minaccia. Questo è Hunter. A qualunque costo, dobbiamo eliminarla, è chiaro? Cosa è successo?
Oddio, che è sto essere? Mamma mia. Sembra tipo Slenderman o un Enderman. Boh, molto strano. Sarebbero i tetri, credo, questi. E quali erano dei Nosalis? Questi per forza tetri. Era un sogno, credo. Oppure forse sarebbe... Secondo me questo qua è stato un sogno premonitore, perché abbiamo sognato quello che è successo ad Hunter, forse. Cosa diavolo sta succedendo? Merda! Ragazzi, per l'amor di Dio, ragazzi, svegliatevi! Boris, sveglia! Boris, svegliati, Boris! Merda, è inutile! Oh, che è sto rumore? Oddio! Sparagli! Tu spara! Io mi occupo delle leve! Svegliati! Ok, iniziamo qua, però dobbiamo iniziare a sparare assolutamente. Dolore. Grande. Magari la doppietta è un pochino meglio per queste cose. Muori, via. Ok, ricarichiamo finché non c'è nessuno. Veloci, 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 veloci. Via. Ricarichiamo subito anche l'unico colpo. Anche perché metti che ne arrivano due contemporaneamente. Eccola là. Risparmia le munizioni, Artyom. Risparmia le munizioni. Aia. Ok, vai. Attenzione, attenzione. Perché ho sparato a questa lampada maledetta? Via. Vai, vai via, vai via. Vai. Ma show. Brutto essere strano. Ok, non abbiamo quasi più. Dai che ti sto aiutando. Però stare con un coltello qua in effetti non è molto bello, eh. Via, via, via. Cosa diavolo è successo qui? Aia, aia, no. Oh. Aia. No. E ora? Fatemi ricaricare un attimo, brutti cosi. Aiuto, 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 dai, difendi, difendi, difendi. Grazie. Vai, grandi, è così. Oh, oggi però mi sa che mangiamo tetro al forno. Che arsura. Ho bisogno di bere qualcosa. In effetti siamo rimasti salvi per un pelo. Capitolo 2, Bourbon. La stazione di Riga era la prima tappa del mio viaggio, ma la carovana non avrebbe proseguito. Così, prima di separarci, brindammo alla nostra sopravvivenza. La vodka non dissipò la mia paura all'idea di proseguire fino a Polis da solo. Ma di lì a poco mi sarei inaspettatamente trovato in compagnia, sì, ma di un tizio assai poco raccomandabile. Chissà chi sarà. Ok, ragazzi. Prendiamo la salute. La salute del nostro amico Artyom, che passa indenne attraverso mostri e anomalie. Artyom! Grazie, brindate pure per me. Alla tua salute, ragazzi. Beviamocelo pure noi un pochino, perché fa sempre bene un pochino di vodka. Riscalda e fa passare tutto il peso. Ci avrebbero affettati come dei salami. Meriti una medaglia.
Oh, almeno un po' di munizioni extra. Tieni, prendile. Alla tua salute. Dammele. A te, Artyom. Però dammi le munizioni. Io voglio le munizioni. Ma davvero sei immune a quella merda? Vediamo se almeno la vodka ai funghi lo stende. Giusto. Dobbiamo controllare. Alla nostra buona sorte. E Artyom. Torna presto a trovare. Alla tua salute. Secondo me qua finiamo male dopo tutti sti bicchieri di vodka. Nessuno regge questa vodka, eh? Allora, racconta. La galleria che porta al mercato è chiusa e io mi annoio a morte a starmene qui con le mani. Vediamoci queste munizioni. Grazie, ci ha travolti e siamo la prossima volta voglio farlo io l'eroe. Va bene ragazzi, video può finire qua. Io vi ricordo di passare da Facebook, Instagram, mettere mi piace e commentare e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti.